being here in Lucca. We're from the United States, and this is very special. It's like an open-air museum, actually. Each time I turn a corner, it just seems to tell another story. So it's very exciting just to walk the streets. Lucca è unica, è italiana, però c'è un leggero tocco anglosassone. Può essere in Inghilterra, può essere in un paese del nord. È una città molto molto signorile, c'ha molto eleganza, le persone molto, le parole che usano loro sono molto garbati. La storia di Paul è quella di decine di altri inglesi e americani che sono venuti a Lucca per trascorrere un weekend, ma poi hanno deciso di non abbandonarla più. Parlano di colpo di fulmine, di quel tipico incanto che la lucchesia, con il suo garbo e le sue bellezze, esercita sui suoi visitatori. Per la rivista americana Forbes, Lucca, insieme all'isola greca di Patmos, è il posto più idilliaco dove vivere in Europa. Lucca si può sfogliare e leggere nelle varie stratificazioni delle varie epoche come un libro di testo. Una città che nasce da una storia molto antica. Ha saputo tenere queste qualità urbane, queste qualità di vie, di strade, di palazzi, di piazze, di chiese, in un equilibrio veramente esemplare, leggibile e godibile da chi la viene a visitare, ma prima di tutto dai cittadini stessi, i quali si sentono, si sono sempre sentiti ben protetti in questa città. Il suo garbo, Lucca, l'ha coltivato nei secoli dentro le sue mura. Quest'imponente cinta, che non è mai servita a scopi difensivi, ne ha preservato l'identità. Al di fuori delle sue mura, Lucca ha accumulato invece le sue ricchezze, tramite i suoi mercanti e i suoi banchieri. Hanno fatto affari, ma hanno anche fatto conoscere la storia, l'arte e la cultura italiana nel mondo. I mercanti lucchesi giravano il mondo per andare a fare affari. Ma non era solamente un'operazione finanziaria, era un'operazione di cultura generale. Cioè, loro si rendevano conto di essere ambasciatori di cultura. Quindi è cominciato un po' quello che è il fenomeno della lucchesità nel mondo.